Innamorato di sta maglia, fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo, casino. Ma ti ricordi il foglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai, come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vini G e Cilli C, non rumba un cazzo a HTTCP. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie P. Voglio vedere questo posto guaio, pensavo da vedere il tuo mondo, però non c'è storia, no, prenditi un attimo, respira l'aria, goditi il suo sole platmo. Vieni a vedere questo posto. Buonasera a tutti, amici. Purtroppo speravamo di commentare una partita diversa, ci troviamo di fronte all'ennesima delusione, non le vado neanche a contare. In questo sabato 3 dicembre inauguriamo la serie di partite di sabato, così come avevamo lasciate quelle di domenica. Questa squadra non sa più vincere neanche nelle partite più semplici. La delusione penso sia palpabile. Di questo discuteremo fra di noi. Discuteremo fra di noi qui su, in diretta su Facebook e su YouTube, e poi potrete vedere anche questa trasmissione, oltre che on demand sui nostri canali, potrete vederla anche su Telefoggia lunedì alle 19. Io saluto gli amici che ci seguono e che sono qui collegati in questo momento e quelli che si aggiungeranno su Skype. Geschi che è vicino Bologna questa sera, ciao Geschi. Giacomo da Milano, Manu dalla Germania, ritorna Pino da Los Angeles in tenuta non proprio invernale, va bene. E poi tutti gli amici che ci vorranno telefonare, lo ricordo, 0881 188 1100. Allora cominciamo, io comincio con Giacomo, perché, anche perché poi Giacomo non potrà stare con noi fino alla fine della trasmissione, e perché vorrei da Giacomo avere un commento a questa partita. Vai Giacomo. Sì, vorrei condividere con voi tutta la tristezza di questa partita, ma purtroppo dovrò scappare a breve. E niente, oggi secondo me lo spettacolo al quale abbiamo assistito è stato di una tristezza indescrivibile. Non ci hanno voglia, non corrono, non è una squadra che gioca per vincere. Sembrava la partita del cuore, la nazionale cantanti contro quella degli attori. Sono triste, è stato uno spettacolo triste. Purtroppo a questo punto mi sembra doveroso che chi di dovere si sieda a tavolino e inizi a pensare a un cambiamento, perché a me sinceramente dispiace molto per Stroppa, anche a livello umano, soprattutto a livello umano, non mi ha mai fatto impazzire il suo gioco, però purtroppo un cambio è necessario. E ripeto, come ho già detto nelle scorse puntate, non credo che il problema sia solo Stroppa, ci vuole un cambiamento secondo me più radicale. Perché comunque dal mio punto di vista la squadra è stata costruita abbastanza male, è carente in alcuni punti, e visto che gennaio è comunque alle porte, andrebbe fatto un cambiamento più importante. Va bene, anzi vi saluto male. Purtroppo grazie a Giacomo per il suo morale, voi che potete. grazie veramente a Giacomo per il suo contributo. Io vi farei vedere, vediamo un pochettino quella che è la classifica, vorrei un pochettino insomma commentare anche questo se possibile. Giacomo ha chiaramente ragione, insomma è difficile pensare, guardate, ecco, siamo lì, il Foggia purtroppo si allontana sempre di più. Vogliamo sentire un pochettino Manuel, che da un po' che non era in trasmissione, volevo un po' capire, che dici Manu, come la vedi la cosa? Vorrei capire cosa sta succedendo alla squadra.
gioca sostanzialmente senza voglia, senza, non so, un po' di, hanno perso un po' di qualità, ma soprattutto giocano, secondo il mio modesto punto di vista, senza attributi. È come se noi da qualche partita a questa parte avessimo perso il mordente. Ora, c'è una cosa che deve essere capita. Se vogliamo andare quest'anno in Serie B, bisogna vincere tutte le partite. Soprattutto dobbiamo andarci, perché prima o poi i Sannella, che voglio tenere a precisare, siccome cacciano un sacco di soldi, sono anche degli imprenditori. E come tale, gli imprenditori devono anche avere un tornaconto. Ma se questa giostra non dovesse girare come loro vogliono e come noi invece, anche come noi vorremmo, da 19 anni, qua si chiude a baracchi e burattini. Io dissi tempo fa una cosa a Biagio, però non eravamo, mi sa, non eravamo in linea. Dissi tempo fa, ma una persona, no? Allora, qui è innegabile che nella squadra ci manca una punta perché non c'è l'attaccante. Sì, abbiamo acquisito Mazzeo, però qui non do la colpa naturalmente a destra, è proprio il sistema che secondo me c'è qualcosa che andrebbe rivisto, tutti quanti. Però quando si Un trovare attimo, una. solo, dico solo a chi ha il telefono di attendere, finisce l'intervento Manu e poi vi passiamo la linea, rimanete in linea, rimani in linea e ti chiamiamo appena finisce l'intervento di Manu. Allora, vai Manu. Al mercato perché devo comprare la frutta. Io vado a vedere il mattino alle 7 perché so che gli dà frutta di stagione di qualità e so al tempo stesso che se dovessi andare verso l'una o verso mezzogiorno non trovo quasi più nulla. Il mercato calcistico è un po' così. Qua, signori, ci mancano i calciatori, ci manca la punta, ci manca il giocatore che può sostituire Angelo, ci mancano un sacco di cose. Poi non so, Bacca e Sarno, non so cosa è successo, forse Bacca dovrà essere, è una mia supposizione, naturalmente spero che non sia così, dovrà essere ceduto in futuro, quindi tanto vale, ma qua non si vede da nessuna parte, signori, e non so, ripeto, ribadisco, quanto i Sannella possono ancora andare avanti così, perché queste partite, questi pareggi, si pagano poi a lungo andare. Certo. Allora, riprendiamo un attimo la telefonata. Chi è al telefono? Buonasera a Pronto? tutti, sono Vincenzo. Oh, Vincenzo da Pomarancio, immagino. No. Esattamente. Allora, Vincenzo, di. Buonasera a tutti. Dal tono della mia voce già capite, insomma, un attimino la serata com'è andata, insomma, non c'è da spiegare granché. Abbiamo visto un'ennesima partita, no, del nostro Foggia. Purtroppo diciamo, abbiamo i giocatori, ma non abbiamo il gioco. Io domenica scorsa finì il collegamento chiedendo a tutti di stare chiaramente vicini a Foggia, specialmente ai foggiani che sono a Foggia. Ma ecco, io credo che sia arrivato il momento di prendere decisioni. Queste decisioni possono essere anche drastiche, perché così come diceva Manuel e Giacomo non si va da nessuna parte. Se sempre il nostro obiettivo è quello di andare in Serie B, così probabilmente ci salviamo, perché con tutti questi pareggi consecutivi non si fa niente. Oggi è stata una partita, nel primo tempo mi sembrava di vedere un gioco. Si è visto un briciolo di gioco, poi ci siamo eclissati nel secondo tempo, cioè, la squadra giocava perché ha i giocatori bravi, ma non ha il gioco. Ecco. Purtroppo mi spiace per Stroppa che è un signore, però questa squadra non ha identità di gioco e quindi siamo ancora in tempo per prendere decisioni, per far sì che la società prenda decisioni drastiche. Ok, grazie Vincenzo, grazie. Sei Vi saluto, un abbraccio a sempre. tutto. Sì, ok. Ciao Vincenzo, buona serata, Allora, buon proseguimento, buonasera, buon ciao, proseguimento. ciao a tutti, Ciao, ciao. ciao. Io volevo un po' vedere se c'è anche un altro amico in linea. Vediamo chi. Pronto? Pronto?
Pronto? Pronto? Chi abbiamo al telefono? Sì, buonasera, sono Michele da Pescara. Michele da Pescara, Michele, il microfono è tutto tuo, dici quello che pensi della partita, quello che pensi che si possa allora, fare in questo momento. Hai in tempi non sospetti dicendo qualcosa su Stroppa. Sì, mi sentite? Certo, certo. Aspetta, fammi rispondere un attimo all'altra chiamata e la metto in attesa, così puoi parlare tranquillo. Rimani lì, eh? Pronto? Chi ha il telefono? Biagio Valentino. Valentino, puoi rimanere in linea, finisco l'altro intervento. Sì, rimani lì, rimani lì. Allora, torniamo a Michele da Pescara. Scusaci, vai avanti. Io chiamai in tempi non sospetti quando eravamo al primo posto e dissi che è troppa. È una grandissima persona, una bravissima persona, ma non può vincere il campionato, perché la squadra non trasmette, lui non trasmette quella cattiveria, cioè l'equilibrio lui sta trasmettendo, una persona equilibrata, ma per vincere i campionati si sente quello che dico? Sì, sì, certo, 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 si sente benissimo, noi non ti interrompiamo, vai, vai, Michele? Parla, parla. È una persona equilibrata, ma per quanto riguarda non è un vincente, cioè la squadra in campo si gioca, fa il suo palleggio, ma non riesce a trasmettere quella grinta, anche le verticalizzazioni. Noi sotto porta non facciamo azioni da gol, cioè noi oggi dovevamo vincere 6-0, minimo 6-0, cioè la Regina è una squadra inesistente. Ho fatto poche azioni e tanto fosse spalla a terra, che secondo me non ci porterà da nessuna parte. Io vedo questo. Poi, io prenderei Delio Rossi in panchina ora a dicembre, ma ripeto, sempre a Stroppa, considerandolo come per un'ottima persona, una persona eccezionale. A metà classifica va bene, ma non è un vincente, come la vedo io. Poi posso anche... Va bene Michele, va bene Michele, grazie del tuo intervento, grazie, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Spero di sbagliare. Lo speriamo tutti, però sei già il secondo, il terzo che si esprime in questi termini, forse non è un caso. Grazie, grazie Michele, grazie. Poi buona serata. Buonasera a te, ciao. Sentiamo Valentino, poi torniamo con gli amici su Skype. Valentino. Ciao Biagio, ciao a tutti. Sì. Mi senti? Sì, sì, certo. No, io ti dicevo, io ho poco da dire perché ho visto se no una ventina di minuti mentre lavoravo, quindi non ho, però insomma, sono stati più che sufficienti per capire l'andazzo. Valentino, aspetta, metto in pausa l'altra telefonata, un secondo solo Valentino, un attimo. Sì. Pronto? Chi sei? Pronto, buonasera, sono Antonio da Foggia. Antonio da Foggia, puoi rimanere in linea, finiamo la telefonata con Valentino? Sì, certo. Rimani qua. Ok Valentino, è tutto tuo il microfono. No, io figure dovreste dirmi qualcosa voi perché io non ho visto poco, però è le solite cose, insomma, il solito non gioco, il solito nulla, è la solita attitudine. Da quale punto hai visto la partita? Da quale momento più o meno? Ma guarda, io avrò visto, erano già sull'1-0 per noi fino alla fine del primo tempo, il gol escluso, e poi un altro quarto d'ora nel secondo tempo. Ma non è che ci siano stati tanti cambiamenti, quello che hai visto sicuramente era... Ma infatti immaginavo, che non mi sembrava, cioè, potevo riaccendere in qualsiasi momento, la storia era sempre la stessa, certo. Quindi non... purtroppo ci stiamo andando in una sorta di assuefazione a questo non calcio, e ben ci sta, che dobbiamo fare? Ormai questa è la terza o quarta partita che ci facciamo rimontare, in genere le squadre forti, ecco, una volta che segnano dovrebbero essere inespugnabili, invece noi puntualmente quando non ce lo fanno gli altri ce lo facciamo da soli, quindi sì. C'è poco da dire. Io ho visto l'occasione sbagliata da Sarno, le due sbagliate da Chirico, incommentabile. Però chiaramente con Chirico uno non può pensare ad andare in diretto, ecco. Uno che in 20 partite fa un gol e 0 assist, insomma, in teoria è un attaccante.
Allora la tua soluzione qual è? Sostituire Stroppa? Io già l'avrei cacciato l'allenatore già da qualche partita. Per me non c'è, cioè non si è capito che ormai il tempo l'ha avuto, non capivo le mie partite quando per fortuna ancora probabilmente si giocava la maniera dell'anno scorso, ma poi che cosa ha aggiunto Stroppa al Foggia? Cioè, forse bisognerebbe dire che cosa ha tolto. Va bene, questa Valentino. Questione, insomma, che faccio. Certo. Io appunto, non sento chiaramente gli altri, salutami tutti quanti, certo, erano mio. Ti e salutano poi, tutti, spero, ovviamente. Speriamo martedì. Speriamo, sì, martedì a questo punto ci vediamo, la facciamo la trasmissione, perché mi sembra evidente, non possiamo assolutamente lasciare in questa fase delicata, la trasmissione va fatta assolutamente, ci organizziamo e la facciamo. Grazie Valentino. No, però io quello che credo, qualcuno, l'unica cosa che dico è che qualcuno comunque deve farsi sentire, cioè se riunioni della società finte così non bastano evidentemente, insomma una strigliata, una tiratina d'orecchie ci vuole a questo punto, perché non è possibile andare avanti così, certo, in un campionato così mediocre, ecco. Certo. Va bene, ciao Valentino, buona serata. Dai, e grazie dell'intervento. Ciao. 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 Ok, allora abbiamo Antonio. Antonio? Antonio? Pronto, Antonio? Sì, eccomi, buonasera. Ciao. Dunque, innanzitutto faccio i completi a poco che ho scoperto questa trasmissione, devo dire che ne apprezzo molto il garbo con cui lei e i suoi ospiti o coloro che intervengono, insomma, discutono di calcio. Antonio, niente, volevo dire la mia, Antonio, relativamente a questo momento un po' così buio del Foggia. Non mi trovo per la verità molto d'accordo con quelli che mi hanno preceduto, perché in questo momento si critica molto Stroppa, però io punterei un po' l'attenzione su quello che è stato l'operato della società nella campagna acquisti, perché obiettivamente sento parlare molti giornalisti, certamente più competenti di me, almeno da un punto di vista professionale, sul fatto che sono stati fatti molti sacrifici quest'anno dalla società. Io non credo, se rimpiazzare un attaccante come Iemmello con Padovan, voglio dire, insomma, non si va molto lontano. Poi è chiaro, tutti i conduttori delle più importanti testate giornalistiche si guardano bene, o comunque vanno coi piedi di piombo prima di criticare, insomma, l'operato della società, però obiettivamente arrivare a metà novembre per iniziare a dire che forse ci vuole un attaccante, insomma, alla fine dovremmo fare anche un po' tutti quanti un po' il mea culpa. E io penso che il Foggia quest'anno stia facendo, la società del Foggia stia sperimentando qualcosa che, se veramente portato a compimento, sovverte ogni logica calcistica, ossia quella di vincere un campionato senza un centravanti, insomma. Perché lo stesso Mazzeo, che comunque è un ottimo giocatore dal punto di vista tecnico, si vede che non ha mai giocato da centravanti e non ha i movimenti del centravanti, insomma, anche se comunque in questo momento ci manca, perché comunque è un giocatore là davanti che comunque, insomma, ha i piedi buoni. Antonio, mi fai recuperare, partite, vediamo... Antonio, fammi recuperare una telefonata e la metto in attesa come te prima. Pronto? Pronto? Sì. Chi sei? Mi sentite? Sì. Fortunato, allora sei un esperto della trasmissione, facci finire la telefonata e poi dopo arriviamo da te. Sì. Antonio, vai. Sì. No, niente, non voglio rubare spazio comunque a quelli che vogliono intervenire, volevo dire la mia, insomma, io non stravedo per Stroppa, però per giudicarlo avrei voluto che potesse disporre almeno di quei giocatori che aveva De Zerbi, perché questi profeti del calcio, tipo Sarri in Serie A, o piuttosto che De Zerbi in Serie C, poi si vede quando non hanno chi toglie le castagne dal fuoco, vedi Higuain, Iemmello, quanto valgono, insomma, il Napoli vale il quinto o il sesto posto senza Higuain, e mi sarebbe piaciuto quest'anno vedere De Zerbi senza Iemmello quanto valeva, perché
Questo è sinceramente il più grande dispiacere quando ho saputo che De Zerbi è stato esonerato, perché avrei voluto veramente vederne il valore con un giocatore che con un centravanti normale rispetto a un giocatore che secondo me per la Serie C era un fuoriclasse. Detto questo, spero che a gennaio, quando saremo ormai già alla terza di ritorno, il gap con il Lecce, che tra l'altro vanta 3 o 4 attaccanti di un certo calibro rispetto a noi che non abbiamo nemmeno uno, spero che appunto il gap non sia troppo alto, così da poter cercare una rimonta. Il Lecce credo che stia perdendo. Stiamo cercando il settimo esterno, vedi Floriano, cioè non bastano i Letizia, Chirico, Sarno, Mazza, cioè noi abbiamo tutta una tipologia di giocatori, però l'unico calciatore che poi guarda caso, tra virgolette, in Serie C ha un costo, perché gli altri comunque non si pagano, invece il centravanti purtroppo se lo vuoi lo devi pagare, e pare che non arrivi mai, insomma. Detto questo, vi saluto e vi faccio ancora i complimenti per la trasmissione unica nel suo genere, che mi ricorda un po' quella che tanti anni fa, circa una ventina fa, anni fa, quando usciva in radio il compianto Enzo Ciampi, forse qualcuno dalla mia età potrebbe ricordare, insomma, faceva una trasmissione che dava la possibilità a tutti di intervenire telefonicamente. Sì, Antonio, allora a noi fa piacere che tu sia intervenuto, ti correggo solo su due cose. Primo, assolutamente sbagliato dare del voi in trasmissione, perché siamo tutti amici qui. La seconda cosa, questa trasmissione io mi limito a mettere a disposizione lo strumento tecnico, ma di fatto siamo tutti esclusivamente tifosi e basta, non ci sono giornalisti, anche chi interviene ed è un giornalista, perché ce ne sono, interviene da tifoso ed è l'unico vanto che abbiamo. Ci fa tanto piacere che la gente si continui ad aggiungere, come vedi poi tutti intervengono, compreso te, con il garbo posso comune. Chiederti, sì. Dopodiché chiudo, cosa ne pensi a proposito dell'operato della società riguardo quello che ho detto di non aver acquistato il centravanti? Ma mi piacerebbe sapere la tua opinione. Sì, allora, la mia opinione l'ho espressa già altre volte. Il problema è stato quel maledetto mese di agosto, dove sono successe molte cose, quindi ha contratto i tempi, cioè ha distratto la società dal mercato. Noi siamo arrivati già sul mercato molto tardi, perché ci siamo fatti i playoff, siamo arrivati in finale non vincendole, quindi comunque siamo arrivati nel momento in cui gli altri già pensavano al mercato, noi dovevamo ancora vedere se rimanevamo in C, anzi speravamo di andare in B, quindi già ci siamo arrivati tardi al mercato, l'abbiamo concluso con un notevole ritardo, cioè siamo partiti con un notevole ritardo. Poi nel bel mezzo del mese di agosto, quando si doveva produrre il massimo sforzo, c'è stato l'affare De Zerbi, cioè il problema con l'allenatore, questa crisi con fra l'allenatore e la società, il tentativo di recuperarlo, chiamato Stroppa e poi messo in stand by per Ferragosto, insomma sappiamo com'è andata. Io credo, ecco, tu hai detto io avrei voluto vedere De Zerbi in un anno senza Iemmello, io avrei voluto vedere anche questa società, anche di Bari, con un agosto normale, cioè o con un agosto con un nuovo allenatore preso dopo la sconfitta in finale, oppure con il vecchio allenatore che continuava a stare lì. Invece non è andata così, cioè noi ci siamo fatti il calciomercato pensando ad altro, e questo secondo me ha danneggiato. Sì, poi tutti possono migliorare. Scusami, se volevo fare una precisazione però, comunque per quanto valida insomma questo discorso, c'è da dire un fatto che una società, se decide di confermare e poi di esonerare un allenatore, voglio dire, insomma, non sono delle catastrofi come purtroppo, spiace fare un paragone in questi giorni, un aereo che cade, voglio dire, a me ad esempio anche il discorso del fatto che c'è stato il terremoto, poi l'alluvione, poi il terremoto, cioè mi sembra assurdo che una società di calcio non abbia la possibilità, per dire, anziché far tornare la squadra ad allenarsi a Foggia, dove in quei giorni faceva particolarmente caldo, non abbia la possibilità di prenotare un albergo, un campo, una struttura in Trentino piuttosto che da un'altra parte, cioè parliamo di una società professionistica,
E trincerarsi dietro un purtroppo abbiamo avuto l'alluvione, poi il terremoto, poi cioè mi sembra un dilettantismo allo stato puro, insomma, ecco. Certo, tu se vedi, vogliamo trovare delle scuse, diciamo che non c'erano i soldi. No, ecco, tu quindi comunque vedi in questa fase anche una responsabilità da parte della società. Va bene, Antonio. Ci ha fatto piacere il tuo intervento. Scusate, spero proprio che tu ritornerai lungo. Scusami, anche. Sono stato un po' lungo. No, figurati, ce la gestiamo noi la cosa. Mi raccomando, torna anche nelle prossime volte. Ci fa piacere averti in trasmissione. Grazie, senz'altro. Ciao, Antonio. Ciao. Grazie. Arrivederci. Allora, ciao. Fortunato? Fortunato? Sì, certo. Ecco, aspetta, sì. Tu adesso sei collegato, però ci ascoltiamo un attimo a Pino, anche perché sta lì al sole, a differenza nostra, e non vorremmo si prendesse un'insolazione con questa bella maglia del Foggia, quella. Che cosa hai messo lì dietro? Anche una bandiera? Sì, una bandiera, vediamo una bandiera. Allora, a Los Angeles che si è visto? Si è vista quello che hanno visto tutti, non vorrei essere molto ripetitivo. Vai, vai. Devo prendere innanzitutto dal punto di Antonio per quanto riguarda la società. Io non ho niente da ridire contro questa società, non penso che la società non abbia voluto investire, anzi ha investito e sta investendo ed è una società seria, una società che non abbiamo neanche vista in altri tempi, quando abbiamo fatto la Serie A con il signor Casillo, che si compravano a due soldi i giocatori e si rivendevano a miliardi di dollari e non venivano mai reinvestiti nella società e i soldi andavano solamente nelle tasche del presidente. Questa è una società, è nostra, è foggiana, è Martin Foggia e sta investendo, sta cacciando il portafoglio. E signori cari, in Lega Pro i soldi non si fanno. Io da quel che possa capire i soldi si prendono dal diritti televisivi, da come si sta vedendo, da molte altre cose, dalla Lega. La Lega Pro non mi sembra che sia una Lega di chissà quale livello che investe così tanti soldi e chissà cosa si fa. I soldi si fanno con quelle poche sponsorizzazioni e con gli incassi che si fanno ogni domenica. E del Foggia ha investito pure troppo per la Lega Pro. Per quanto riguarda l'attaccante, sono strasicuro e mi è sembrato e mi sembra anche giusto dirlo che forse molte società tipo la Salernitana e altre società dove abbiamo cercato di prendere noi l'attaccante, se l'attaccante vale 10 ce l'hanno venduto a peso d'oro, ci hanno venduto a milioni e milioni di euro un giocatore che forse valgono la metà e giustamente la società, secondo me, di tutto diritto ha fatto bene a dire ve lo potete pure tenere caro e tra l'altro saranno stati pure giocatori che voleva il signor De Zerbi, quindi andando via De Zerbi a questo punto pure a fare il sacrificio per prendere un giocatore di un certo livello non si è preso, si è preso tutto sommato un giocatore come tipo Mazzeo di una certa esperienza che ha fatto già la Lega Pro, ha vinto la Lega Pro con una squadra che per anni, per 10 anni ha lottato per salire in Serie B, quindi voglio valutare, voglio dire, se c'è qualcosa da dire la società sicuramente da mettere da parte, da tutto rispetto in tutto e per tutto. Sono anche contento per il signor Sannella che finalmente è stato riadottato, ripreso in, gli hanno tolto il daspo per guardare le partite, sì, meno male. E quindi a parte ciò, il signor, parlando dell'allenatore, il signor Stroppa, tutti l'ho detto anche domenica scorsa, bravissima persona, allenatore, sì, ma forse, vi voglio ricordare, il signor Stroppa quando si è messo di lato, per quanto riguarda venire ad allenare il Foggia, quale allenatore si mette di lato e dice sì, vabbè, fate quello che volete, cioè, tanto io devo fumare una sigaretta e andare in vacanza a Bolzano, vabbè sto qui, aspetto, chissà mi viene la botta di fortuna di giocare nel Foggia. Sì, no, non lo so, però si sta vedendo. Purtroppo il signor Stroppa come ha fatto, sì ma mi metto di lato, mi sembra che sta allenando il Foggia, con tutto rispetto al signor Stroppa, però a noi serve un allenatore che mette tutto in riga, un allenatore che dica, a parte la società, che lo rispetta e l'ha rispettato pure in questo fine settimana, che lo vuole ancora
tenere, non ha nessun'ombra ombra di dubbio sull'allenatore. E signor Stroppa, a parte tutto, dovrebbe dare un po' più di carattere, perché purtroppo il primo a rispondere di questi risultati che a noi non servono, domenica scorsa e oggi, il primo a rispondere, il primo responsabile è il signor Stroppa. E si è visto oggi, tra l'altro, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, oggi ho visto un più gioco da parte del Foggia rispetto a domenica scorsa. Ho visto già i vari ruoli che hanno i giocatori, però voglio dire, bisogna dare pure una dritta ai giocatori, bisogna darsi pure una mezza svegliata ai giocatori. E da quello che ho potuto, da come l'ho vista io, anche per quanto riguarda la regina è entrata in campo spaventata. La regina è entrata in campo che se prendeva tre pallette sarebbe stata contenta a perdere in casa. E non per la regina, ma per noi, abbiamo dato modo alla regina di non spaventarsi e di mano a mano prendere più campo. E di mano a mano, anche se abbiamo fatto noi il gol, di pareggiare e di mantenere il risultato. Quindi, con tutti i presupposti, tutte le cose che ci sono, secondo me, o vanno tutti in panchina e domenica prossima giochiamo con Alberetti. Perché vabbè, la società l'ha detto. La società ha detto, chi non vuole giocare, non vi preoccupate, non andate voi, vi mettiamo noi, stronchiamo la carriera, vi mettiamo in tribuna. Quindi è non giunto so, il momento, secondo te? Beh, non lo so, mettiamo a Beretti, così iniziamo a stimolare alcuni giocatori. E non sono i giocatori, Angelo non può fare più di tanto, l'età. Angelo fa bene, fa tante cose, ma Angelo 5 mesi fa aveva sempre 30 anni. Cioè 5 mesi fa Angelo non aveva 20 anni e oggi tutto ad un tratto ha 30 anni. Sarno la stessa cosa, Bacca la stessa cosa. Non ci sono stimoli, l'unica cosa è dare stimoli alla squadra. Va così bene, la penso io. Allora Pino, adesso andiamo ad ascoltare Fortunato. Con l'intervento di Fortunato si chiuderà la prima parte, quella che andrà in replica anche domani su Telefoggia, e quindi manderemo la sigla e poi noi continueremo con la trasmissione che va in diretta e che poi sarà possibile guardare on demand sui nostri canali. Fortunato, allora sì, che ci dici tu? Sì, il microfono è tuo. Un po' di elementi ce li hai. Sarò breve innanzitutto perché sono molto arrabbiato stasera, molto arrabbiato, quindi non ho molto da dire, sarò molto breve. Io non so se ricordi, la settimana scorsa nel mio intervento dissi che il tempo di Stroppa secondo me era finito, come allenatore il suo tempo era finito qui a Foggia. Io credo, cioè confermo quello che ho detto, ma credo che il problema sia più profondo. Mi voglio riallacciare un po' a quello che ha detto Pino, perché qua, vedi, io se fossi il presidente della squadra, io qua ci sarebbero da esonerare prima 3 o 4 giocatori, perché io a mio avviso, almeno nel primo tempo, ho visto 3 o 4 elementi del blocco del Zerbiano, diciamocelo tutto, senza fare nomi, sappiamo chi sono, che a mio avviso remavano contro il loro allenatore. Ho visto questo, ho visto troppi leziosismi, troppe cose inutili, ho visto insomma cose che non mi piacciono. Allora, se deve cadere la testa di Stroppa, che cada adesso, ma non deve essere l'unica testa a cadere. Cioè qua bisogna fare un'epurazione, qua bisogna prendere i giocatori, bisogna guardarsi negli occhi e bisogna dire senti, ma qua che vogliamo fare? Vogliamo proseguire insieme? Se vogliamo proseguire insieme si fa come dico io. Se non vogliamo proseguire insieme, una stretta di mano e ognuno per la propria strada. Io in questo poi volevo anche un attimino riallacciarmi alla conferenza stampa di Fares di mercoledì. Fares ha detto tante belle cose, io molte cose le condivido personalmente, come anche un certo tipo di stampa che fa molto... Fortunato, fammi prendere la telefonata. Fortunato, prendo la telefonata e la metto in attesa come ho fatto prima con te, un attimo solo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Chi sei? Pronto? Chi sono sei? Luca da Milano. Pronto? Luca da Milano, rimani in linea che terminiamo la telefonata di prima e poi veniamo da te, ok? Va bene. Allora, Fortunato, vai avanti. Sì, ti stavo dicendo, riallacciandomi alla conferenza di mercoledì di Fares, io avevo trovato molti punti su cui anche posso dire di essere d'accordo.
il denunciare questo clima di un certo giornalismo che più che fare un servizio di informazione fa più del chiacchiericcio da bar dello sport, su quello mi trova perfettamente d'accordo. Però quando Fares viene a denunciare un clima di eccessivo disfattismo, dice dobbiamo rimanere tutti calmi, dobbiamo stare tutti tranquilli, io vorrei far capire a Fares che poi, cioè, la domenica non scende in campo lui e i suoi buoni propositi, la domenica non scende in campo Stroppa e quello che dice lui, le verticalizzazioni e il gioco col palleggio, la domenica non scende in campo Di Bari con i suoi ci stiamo guardando intorno, con i suoi vedremo e con i suoi sé. La domenica scendono in campo 11 giocatori che dimostrano puntualmente di non meritare questa maglia. Allora io sono d'accordo con Fares, dobbiamo mantenere tutti un equilibrio, ognuno faccia il suo, a partire dalla dirigenza. Noi tifosi andiamo allo stadio, sosteniamo la squadra, va benissimo, però tu allenatore cerca di farti capire dai giocatori, i giocatori scendessero in campo e sudassero la maglia. La dirigenza dal suo si deve far sentire, perché io la vedo un po' assente la dirigenza. Colucci, che è il club manager, dovrebbe essere il trade union tra la squadra, la dirigenza, la tifoseria. Cosa sta facendo Colucci? Io non ho ancora capito qual è il suo ruolo qua dentro. L'ho visto due volte in conferenza stampa. Fares dice tutte queste cose, ma io vorrei che il presidente, io poi, per carità, la proprietà la ringrazierò sempre, io sono sempre dalla parte di questa dirigenza, però io mi aspetto che un presidente non venga a fare un monologo in cui denuncia un clima di insoddisfazione perenne, io mi aspetto che un presidente venga a dire un momento difficile, ma ne usciremo insieme tutti quanti, ne usciremo fuori insieme tutti quanti e noi ci metteremo del nostro. Però poi, se tu mi vieni a fare questo bel monologo, mi parli di queste situazioni e io la domenica in campo vedo sempre lo stesso spettacolo, allora io là non ci sto più. Non credo di essere pazzo, non credo che sto chiedendo la luna, insomma. Poi ditemi come la pensate voi. Chiedo scusa, vi devo salutare. Sì, allora salutiamo Manu nel frattempo. Ciao Manu, grazie per la partecipazione anche stasera, preciso e puntuale. Allora, Fortunato, abbiamo ascoltato anche te, ovviamente, come vedi, sei in sintonia con la maggior parte degli interventi. Se non hai altro da aggiungere, io manderei la sigla della prima parte. No, ho finito. Ti aspettiamo la prossima volta. Noi martedì ci vediamo. Grazie. Quindi ormai se passi da questo. Ormai è l'attesa più di vedere la trasmissione vostra che non la partita. La trasmissione è nostra, non è vostra, perché la facciamo tutti quanti. Ah, no, se non ci la trasmissione se... no. La nostra trasmissione, se no noi ci limitiamo a fare una chiacchierata in pubblico cercando di usare lo strumento telematico come si usava una volta il bar dello sport nei nostri comuni anche del subappennino, quando ci si vedeva dopo un evento e si chiacchierava al bar. Non abbiamo uno strumento che ci consente di farlo mettendo insieme gente che è lontana fra di loro, ma per il resto abbiamo lo stesso spirito. Grazie Fortunato, grazie veramente per l'intervento. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Allora, ragazzi, fermi tutti. Abbiamo intanto prendo la telefonata. Pronto? 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 Sì, allora io adesso mando la sigla che finisce la prima parte, dopo torniamo con te. Chiami da Milano e sei? Ti chiami? Luca, perfetto. Va bene, Luca, subito dopo la sigla. Ok. Allora, Luca, non so tu, ma io quando sento questo coro della Nord, e magari dopo una partita vinta e vinta bene, mi esalta.
ma mi fa veramente innervosire dopo una partita come quella di oggi, perché c'è un grande distacco fra le nostre attese e quello che invece riusciamo ad ottenere. Tu che ne dici? Ma io vorrei dire una domanda un po' ironica, del tipo, sapere che cosa ha fatto il Foggia, perché ho visto solo il secondo tempo, e nel mondo di internet di oggi non è facile estrarre i dati e le informazioni. Mi ricordo che il buon Filippo Santigliano della Gazzetta del Mezzogiorno diceva che c'era ogni domenica un signore che chiamava dalla Germania informandosi via telefono sul risultato del Foggia. Questo per dire che, malgrado siamo lontani, non sono in Germania, sono a Milano, la rabbia comunque c'è. C'è l'attaccamento, perché ogni domenica si cerca di stare vicino alla squadra, e quindi da qui anche i cuori di cui parlavi tu, che sono, come dire, condivisi seppure a distanza. E c'è molta rabbia, ovviamente, perché mi sembra che manchi sempre questa cosina, ogni partita sembra sempre che manchi qualcosa. Io ho anche perso un po' di interventi perché purtroppo lo streaming non va bene, quindi per quanto mi riguarda sono ovviamente molto deluso. A questo punto non so se è colpa solo dell'allenatore dei giocatori, sicuramente qualcosa non va. Però l'unica cosa che voglio evidenziare, stando anche qualche chilometro di distanza, è che chi può vada, credo, martedì sera allo stadio e faccia ancora una volta il suo dovere, cioè faccia il tipo, dal primo al 90, poi i giocatori lotteranno dal primo al 90, al 90 si faranno le conclusioni, però siamo in una fase ancora molto molto delicata, è un peccato cominciare, cioè buttare via i sogni, perché quelli sono, no, dopo 20 anni. Quindi continuiamo a coltivare fin quando possiamo. E niente, questo, solo questo. Beh, mi fa piacere, Luca, mi fa piacere, Luca, che tu esprima un parere diverso, non è che è lontano da quello degli altri, però il tuo sicuramente è un messaggio diverso, è quello di dire in qualche maniera, per fortuna fra 3 giorni si gioca di nuovo e possiamo ricominciare. Fra l'altro, mentre tu parlavi, io non so se tu hai davanti il computer, hai la possibilità di guardare anche quello che facciamo, però stavo facendo vedere, ecco, adesso c'è di nuovo il Lecce, perde in questo momento 2-0, quindi questo da un lato vuol dire che noi non corriamo ma gli altri non scappano, e dall'altra parte c'è da dire che il Matera di un certo Auteri, quindi non di uno qualsiasi, è di nuovo lì, è entrata in pieno, quindi come vedi qua non è ancora deciso niente, questo è sicuro. Va bene Luca, hai altro da aggiungere? Solo che condivido pienamente che poi il Matera dovrà anche recuperare una partita con la Juve Stabia, per cui siamo in 4 e spero che resteremo fin lì almeno ancora per un po', quindi grande equilibrio e non molliamo, per favore non molliamo, una richiesta che faccio anche alla federazione che si appoggia almeno per il prossimo mese, poi aspettiamo ancora un po', solo questo. Va bene, grazie Luca, grazie del tuo intervento. Bene, io vorrei ritornare un attimo da Jacopo, perché volevo un pochettino capire, adesso un'idea te la dovresti essere fatta, nel senso che ci sono stati gli interventi da parte di tutti gli amici su Skype, ci sono stati anche gli interventi al telefono. Tu alla fine che idea ti fai? Qual è l'umore che aspetterà martedì il Foggia? Ah, martedì, questa era una settimana dove dovevamo dare tutto, si diceva bisogna dare lo sprint, 7 giorni, 3 partite, eccetera, eccetera.
però a distanza di così poco tempo, insomma, fra 3 giorni si rigioca o che si fanno lavaggio del cervello, perché qua il problema mi sembra a me più mentale, perché come diceva anche Vincenzo all'inizio trasmissione che ha chiamato, ha detto i giocatori ci sono, perché alla fine per la categoria sono forti comunque. Però la partita di oggi ha parlato chiaro, perché nei 45 minuti del secondo tempo siamo arrivati al tiro quante volte? 3 me ne ricordo, 2 di Chirico che ha preso, vabbè, è stato sfortunato con una traversa, ma è arrivato comunque con un tiro da fuori area e siamo arrivati davanti al portiere. Una volta ci vuoi mettere anche quel tiro di Angelo? Cosa sta succedendo, ragazzi? Io oggi salvo soltanto chi? Guarna, perché comunque è quasi non pervenuto. Poi Martinelli e Coletti, che non hanno fatto Qualcuno, chissà che. Jacopo, Come? qualcuno in chat scriveva che il migliore in campo oggi era stato l'arbitro, e per noi che abbiamo avuto degli Beh, non è arbitrabili caso. pessimi, cioè Sì. veramente la dice lunga anche su come. Sì, ma poi parli con uno che quando gioca a calcetto con gli amici protesta con l'arbitro ogni volta, quindi io gli arbitri li tengo sempre d'occhio che sia la partita che non conta niente, che è una partita di Champions League. Oggi l'arbitro cosa doveva fare? Ha arbitrato bene, non, niente da dire. E stavo dicendo, appunto, la partita di oggi, presi singolarmente, salvi Guarna e i due centrali, perché comunque sono, tra virgolette, non pervenuti, perché sul gol comunque l'errore è stato a metà campo, su una fase che la difesa c'entrava ben poco, e Angelo sul recupero alla disperata ha cercato di rimediare, ma se non c'era lui la metteva dentro l'attaccante alla fine perché era davanti al portiere. E poi chi salvo? Salvo Sicurella che si è comportato bene e Mazza l'ho visto molto intraprendente lì davanti comunque, ho visto che ha saltato l'uomo molte volte e ha cercato di fare un po' di confusione. Gli altri, cosa devo dire? Vacca è un giocatore che è da 10 in Lega Pro, cioè deve essere in confronto agli altri una spanna sopra. Ultimamente a me sembra che lui e altri elementi che dovrebbero giocare in confronto ad altri, spiccare, fare qualcosa in più, mi sembra che abbiano un po' troppa leggerezza. E questa leggerezza che cosa comporta? Superficialità un po' in campo e poi si arriva a che cosa? A pareggiare contro una squadra che lotta per non retrocedere. È vero, abbiamo detto adesso il Lecce sta perdendo 0-2, però noi non vinciamo, ma gli altri non scappano. E l'anno scorso come l'abbiamo perso il campionato? Così, che a gennaio noi abbiamo fatto i 4 pareggi in casa, gli altri non scappavano, però poi noi abbiamo fatto una sconfitta in più rispetto agli altri. Il Benevento ci è arrivato 5 punti sopra. È così, se noi non scappiamo, siamo noi quelli che devono approfittare dei pareggi e delle sconfitte degli altri, non che, sì, ma gli altri hanno pareggiato. Noi qui dobbiamo fare, abbiamo pareggiato a Reggio Calabria. Cioè, questo che io sono convinto che la Juve Stabia in questo periodo qua faceva 5 lì, cioè non ho visto un tiro in porta della regina e noi siamo stati 45 minuti nel secondo tempo sempre di là e cosa abbiamo fatto? Abbiamo collezionato 2 tiri, siamo arrivati 2 volte davanti al portiere, non è, ma anche per sbaglio ci arrivi. A me mi sembra Certo. molto superficialità, mi sembra molto sì, ok, siamo più forti, questa la portiamo a casa, però alla fine non si porta a casa niente. E settimana scorsa uguale, e gli altri non scappano, ok, non scappano, però noi siamo sempre lì insieme a loro, anche noi non scappiamo per gli altri. Però andando avanti così, poi chi ha la meglio, chi ha più fortuna? Non lo so. Allora, bene, io direi che a questo punto possiamo anche chiudere qui la trasmissione, più che altro perché abbiamo un appuntamento a brevissimo. Allora, questa nostra delusione di oggi, che c'è, è inutile nasconderlo perché questa partita era alla nostra portata, perché la regina non è stata in grado di mettere il pullman davanti alla porta, nonostante, insomma, i nostri, diciamo, la differenza di qualità fosse evidente. Abbiamo sicuramente avuto diverse occasioni. Però ci è mancata quella capacità di concludere e permettetemi, io ho visto, dico anche la mia, poi non è, ripeto, non sono un esperto, quindi io parlo come voi da tifoso. Io ho visto che il nostro grosso problema da un po' di partite è il centrocampo, che rappresenta il maggior rischio per la difesa, che prende gol perché il centrocampo non è, mettiamola così, non è concentrato, non voglio dire. C'è una superficialità. Io mi ero annotato. Intanto c'è un amico che chiama un attimo solo. Pronto?
Pronto? Sì, pronto. Sì, chi sei? Volevo fare un intervento oppure sì. Siamo in chi sei? No, no, noi non siamo mai in chiusura quando chiamano gli amici. Chi sei? Antonio da Ravenna. Antonio da Ravenna. Antonio da Ravenna. Rimani là, mi fai giusto finire il discorso, poi parlerai tu. Sì. Ok, allora io volevo solo riportarvi due cose che ha detto il telecronista. Il telecronista ha detto in due momenti diversi nel primo tempo, e parliamo comunque di uno che fra l'altro ha commentato molto bene perché era comunque di Reggio, ma lo ha fatto in maniera precisa e diciamo è stato corretto come lo è di Donna, come lo sono pochi altri fra quelli che commentano le partite su SportTube. A un certo punto, dopo il gol, ha detto Sicurella con molta ignoranza ha preferito tirare, cioè ha commentato così, e parliamo del Foggia che aveva segnato, che il Foggia fino a quel momento era stato un po' troppo lezioso. Però alla fine è arrivato uno come Sicurella che forse per non sapere né leggere né scrivere si è ricordato che nel calcio si vince se si segna, e a un certo punto ha avuto la palla, invece di scartare il 25esimo avversario ha deciso di tirare e ha segnato. La seconda cosa che ho annotato di questo telecronista è il Foggia avrebbe dovuto, l'ha detto garbatamente, noi siamo stati un po' più duri qui, bisognerebbe capire nel Foggia la differenza, il confine fra la sicurezza e la presunzione. Questa è una cosa che io mi permetto di suggerire, così qualcuno dovrebbe prendere, fare un bel cartello e metterlo nel nostro spogliatoio, così se lo ricordano tutte le volte. Occhio a capire il confine che passa fra la sicurezza, quindi nella giocata, e la presunzione, quando pensi che dall'altra parte siano talmente scarponi che qualunque cosa fai riuscirai sempre a mantenere il controllo. Chiudo, queste sono due cose che, ripeto, sono due frasi dette dal telecronista di oggi. Allora, adesso andiamo al nostro amico, ripetimi chi sei, al telefono. Sono Antonio da Ravenna. Antonio da Ravenna. Due settimane fa ha fatto quel vivace sproloquio. Puoi fare il bis. Sì, però due settimane fa eravamo meno incavolati di oggi, penso, no? E invece sì, oggi cosa ci proponi? Stavolta tanto sono un po' meno perché ecco, sì, aspetta che abbasso il volume qui perché sennò sono disturbato. Allora, veniamo al dunque. Intanto come diceva quel patriota lì a Modena, tirammi innanza. Ormai questa è andata. Amatore scesa, facciamo la citazione corretta. Amatore scesa a Milano, quando lo portarono sotto casa a sua. Milano. Era a Milano, lo portarono sotto casa sua gli austriaci per dirgli che se denunciava i suoi compagni di lotta avrebbe avuto salva la vita, e lo portarono sotto casa sua. E lui disse: tiremmi in niente. Finita la dotta, andiamo avanti. Benissimo. Allora, tirami innanzi, adesso fra appena tre giorni c'è lo Zaccheria, c'è il Fondi, e io non so in quale clima, perché io già ho letto, ho dato una rapida occhiata ai social e dappertutto i tifosi sono arrabbiatissimi e minacciano fuoco e fiamme, già vogliono aspettare il pullman che viene da Reggio Calabria, quindi francamente sono un po' preoccupato, anche perché in questa lo si è visto in maniera evidente, patente, in maniera manifesta, che questa squadra manca dell'elemento principale. Non soltanto la squadra che debba vincere il campionato, deve avere almeno due centravanti, e Foggia non ne ha nemmeno uno, perché Mazzeo non è centravanti. Anche la squadra che voglia salvarsi deve avere un buon centravanti. Quindi il Foggia è manifestamente, chiaramente, indubbiamente, vistosamente privo di almeno due centravanti. Se a gennaio dovessero prenderne soltanto uno, e siamo sempre lì, perché poi basta una caviglia rotta, un tendine che va a farsi benedire e siamo punte da capo. Quindi due centravanti di peso, di quelli di una volta, quelli alla Chinaglia, quelli alla Vialli, che devono penetrare le linee,
Poi, altra cosa che ho pensato spesso quando sento i discorsi di Bari, i discorsi che fa Stroppa, Agnelli il capitano, cioè, un linguaggio, un lessico povero, ragionamenti elementari che denotano o non so, o una scarsa dimestichezza con i libri, oppure, io lo dico, insomma, non voglio sembrare presuntuoso, una scarsa intelligenza. Stroppa se ne esce col latinino, se ne esce con l'avverbio scontato, se ne esce con quel modo di dire scontato, banale, che tradisce così, insomma, come si può dire, un'intelligenza non molto allenata su, come si può dire, su concetti più trascendentali. Allora, come diceva un filosofo, perché in pratica voglio arrivare a dire questo, sento spesso che si dice la squadra deve essere più cattiva, la squadra deve essere, bisogna scendere in campo con più determinazione, occorre mettere cattiveria. Ebbene, c'era un filosofo che diceva che senza intelligenza non si può essere né buoni e né cattivi. Io non lo so, io vedo in questa squadra, vedo che manca una guida, un leader, manca un qualcuno che esprima un carisma, un'autorità, un'autorevolezza, che sia l'accompagnatore, che sia il massaggiatore, che sia Di Bari, che sia Stroppa. Io non lo so, vedo così un ambiente intorno a questi ragazzi che privo di stimoli e privo di, vuol dire, di un qualcuno che ti trascini. Poi voglio fare un ultimo ragionamento. Allora, vai, vai. Il fatto che manca, perché anche oggi il gol che abbiamo preso, che ci siamo autosegnati, anche oggi questo dipende dalla mancanza del centravanti, perché senza un centravanti che faccia da ariete, che prenda i palloni che spiovono a centrocampo, perché il portiere era costretto a rimettere la palla in campo partendo dal basso, dalla difesa, perché in avanti altrimenti non c'era nessuno a saltare. Quindi, come sanno quelli che capiscono di calcio, la mancanza di un centravanti fa sì che si debba partire necessariamente dalla difesa, e la difesa qualche volta può sbagliare, come è successo oggi, ha perso palla non so chi. Ed ecco un'altra volta un copione già visto, e deriva sempre da quello, perché la squadra è incompleta. Ok, ultima cosa, io voglio dire una cosa, perché si parla molto di Vacca, in quanto Vacca è quello che attira più critiche, poiché è anche quello dotato di una maggiore tecnica individuale, è un giocatore che potrebbe stare benissimo in Serie A. Ma allora io faccio una domanda: ma se questo calciatore è così fenomeno, ma se è un, come si dice, un top player, perché l'anno scorso era libero sul mercato? Perché? Io voglio sapere perché questo calciatore così di livelli astronomici, perché era libero? Evidentemente, se era libero, perché qualcuno ne aveva già smascherato dei limiti caratteriali. Non so, la presunzione, la supponenza, la guasconeria, che ne so, perché fatto sta che oggi se Vacca non ci fosse stato sarebbe stato meglio. Ok, sempre i tuoi, gli interventi di Antonio sono sempre da ascoltare con la massima concentrazione e attenzione. Hai molti estimatori in chat, nei commenti che abbiamo letto, anche d'oltreoceano ti stimano, ti vogliono come sindaco. Ma non ho capito se ti vogliono sindaco a Ravenna o a Foggia, però va bene così. Grazie Antonio. Allora il fatto è che mi emoziona, cioè che non riesco, così mi si inceppa un po' la loquela, perché sì, sono un po' emotivo, insomma, a volte non riesco proprio a trovare Antonio, quella fluenza, Antonio, della fluidità siamo fra noi nel mio parlare, va bene? Siamo fra noi e ti aspettiamo e speriamo che martedì sera ci vediamo. Non succeda nulla, perché il problema
è che il Fondi, ho visto, è una squadra difensiva. Voglio dire quest'altra cosa, il Fondi è una squadra prettamente difensiva. E allo Zaccheria si ripeterà la manfrina. Sarà difficilissimo segnare e si prospetta un altro pareggio. Allora, martedì sera, la polizia dovrà fare gli straordinari e lì si sfascerà tutto. Quindi questa è la mia preoccupazione. Io spero che non vada così, ovviamente lo speriamo tutti. Speriamo, insomma, che alla fine si rimanga belli, calmi e tranquilli. Fondi è una delle squadre che ho letto, ho visto il Lecce, insomma, il Fondi, l'ho seguita un paio di volte, il Fondi. È una squadra molto grintosa, molto atletica, che insomma, la butta sul piano fisico e davanti, e fuori casa, davanti alle porte mette due autobus. Quindi io temo per martedì, perché non c'è nulla da fare, questa assenza del centravanti, non si può far colpa a Chiricò, a questo o a quello, perché non sono centravanti, loro fanno quello che possono. Antonio, la squadra è stata costruita male. Nell'ambiente manca intelligenza, secondo me, come diceva anche Sacchi, ci vuole un leader che esprima saggezza, perspicacia e intelligenza. Antonio, okay? una domanda secca, secondo te in questo momento, visto che comunque a dicembre non c'è il mercato, quindi non si comprano giocatori, in questo momento ha un senso o no mettere in discussione l'allenatore, che poi è una delle cose che si fa quando non si riescono a trovare soluzioni diverse? È una domanda secca, non voglio riaprire il discorso, però volevo il tuo parere. Sarebbe ingrato verso Stroppa, che ci sta mettendo l'anima, anche perché si gioca la sua carriera. Diciamolo, questo lui poverino, io lo si vede in viso. Non bisogna essere degli psicologi, certo, per capire che si sente un Cristo in croce. Lui sta facendo di tutto perché sente che è il passaggio cruciale della sua carriera. Se dovesse essere esonerato, lui ha finito col calcio. Se invece riuscisse a rimanere in sella, può darsi che la squadra possa anche vincere il campionato. Allora, dalle stalle alle stelle. Secondo me una squadra così carente del centravanti, cioè di quello che è più essenziale, cioè manca dell'ossigeno, chiunque, qualsiasi allenatore, farebbe peggio di Stroppa. Va bene. Grazie Antonio, grazie del tuo intervento. Mi aspetto di averti in trasmissione con noi e a chiacchierare con noi anche martedì sera. Grazie, saluti a Ravenna. Va bene. Ciao. Ok. Saluto tutta la Romagna. Ciao. Benissimo. Ciao, ciao, ciao Antonio. Allora, ragazzi, questo è il momento di chiudere. Quindi ormai ci siamo detti tutto. Intanto ho dato un'occhiata, continua a vincere il Matera e a perdere il Lecce, per quello che ci può in qualche maniera diciamo interessare. C'è un'altra telefonata e prendiamo un'altra telefonata. Ok, eccola qui. Io ti pronto? Saluto, Biagio. Sì, ciao Jacopo. Fare, ciao, ciao Jacopo. Ciao, ragazzi, pronto? Chi ciao, è al telefono? Ciao. Ciao. Chi è al telefono? Pronto? Sì, chi sei? Ciao. Pronto? Sì, sei in linea, sei al telefono, chi sei? Sono Gino, chiamo da Reggio Emilia. Gino da Reggio Emilia, la prima volta che ci chiami? Ho annotato qualche... Sì, la prima volta, devo sempre intervenire, ma non sono mai riuscito. E scusatemi, allora... Ma ho un piccolo qui in cameretta, quindi se sentite qualche voce... No, noi facciamo la trasmissione con... Siamo abituati agli interventi dei bambini. Quello che vedi, se stai vedendo anche quello che vedi lì con le maniche con la maglietta al sole della California, ogni tanto ci fa vedere la bambina che e qualche volta il cane, se non ricordo male, vero? Allora Gino, il microfono è tutto tuo. Niente, io volevo dire che, come mi sarei aspettato, mi sono diciamo aspettato dall'inizio del campionato, la bufala della vendita di Alessio Viola sta bucando le prestazioni della partita, perché Viola non doveva essere venduto, lasciando andare via in quel modo. Lo stiamo pagando forse l'attaccante di talento, voi che a Taranto in questo momento non sta giocando, però secondo me, e l'aveva detto anche De Zerbi, che per lui era la stessa tregua
degli altri attaccanti che aveva messo nella lista, lo stiamo pagando. E questo ora non lo so come vorranno rimediare, perché poi alla fine anche Padoan era uno che De Zerbi aveva messo in lista anche lo scorso anno. Quindi secondo me dobbiamo partire da questo, forse è nato dalla confusione dell'esonero dell'allenatore, e comunque sia di confusione in questo momento nella società ce n'è, perché mancano anche il delinearsi dei vari ruoli. Quindi secondo me tutto parte da questa situazione, perché poi alla fine, come diceva Zeman, la partita si vince con un gol in più dell'avversario, e noi purtroppo in questo momento un gol in più dell'avversario non lo riusciamo a fare. Bene. Spero di essere stato chiaro. Sto anche al bimbo. No, sei stato chiarissimo, anzi ci hai dato una chiave di lettura che collima anche con quella di tanti, però hai individuato proprio un momento esatto che, prima ancora dell'acquisto di nuovi, forse ci avevamo in casa qualcuno che ci poteva essere comodo. E magari una cosa che è stata sempre detta, qualche acquisto, si poteva anche tollerare la mancanza di qualche acquisto se si fosse prima ci si fosse preoccupati di mantenere qualche elemento che tutto sommato i gol li fa. Va bene Gino, io penso che con te possiamo chiudere la puntata di oggi e spero di averti martedì con noi, con tutti gli altri amici, visto che c'è immediatamente una nuova partita, quindi martedì sera ci daremo, poi vediamo, ci daremo appuntamento sul sito, su Facebook, sulla nostra pagina. Grazie a te, torna a trovarci anche altre volte, ok? Ok. Buona serata. Bene, allora abbiamo finito a questo punto, facciamo come la Carrà, diciamo stop alle telefonate. Quindi ci possiamo tranquillamente fermare e vorrei concludere con Pino dalla California, un messaggio di speranza per martedì, concludiamo e salutiamo i nostri amici. Sì, la speranza è l'ultima a morire, speriamo ci sia una svolta questo fine settimana tra un po', diciamo, tra la squadra. Alla fine dei conti penso che la squadra è il tutto, la società, quello che doveva dire l'ha detto e l'ha fatto, l'allenatore penso che stia facendo pure il suo lavoro e sono gli 11 che scendono in campo che danno una risposta. La risposta adesso è quella che è, come sappiamo tutti, quindi non vorrei che sia, mi auguro che non sia che alcuni giocatori siano venuti in passato a Foggia solo per l'ex allenatore che avevamo e adesso ci vorrebbero far pagare, come la società non vorrebbe, il prezzo e a qualsiasi costo. Quindi beh, speriamo che non sia così, che le cose un po' vengano sistemate. Senti Pino, allora due comunicazioni di servizio per te. La prima è di Dario, che è anche lì a Los Angeles, e dice: Pino, butta la pasta che domani sono lì. Te lo ripeto perché lui alla grande. Ho una domanda: che pasta userai con Dario? La pasta, la migliore pasta che ci sia, pasta TAM. Bravo, sì. Due foggiani purtroppo che purtroppo oggi non a me. Purtroppo oggi non ho messo la maglietta con la migliore pasta, però la dobbiamo far arrivare pure da queste parti. In California abbiamo bisogno di pasta TAM, adesso siamo due, esatto, io ci sono due foggiani a Los Angeles, quindi chiariamo a tutti gli amici che noi non abbiamo nessun rapporto economico con la TAM, però ci fa piacere che anche in California ci sia il simbolo della riscossa di questa società. Esatto. E l'altra c'è un saluto da Alessio ti saluta, ti saluta, ciao Pino, va bene, ciao. Salutiamo tutti. Ciao Pino, ti saluto anch'io, ti auguro una buona giornata perché lì hai ancora tutto il sabato davanti, noi invece ci avviamo alla cena in orario pienamente foggiano. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci vedranno magari domani.
e ci diamo appuntamento a martedì, speriamo anche con una con un clima diverso e speriamo a commentare finalmente una partita diversa. Grazie a tutti, forza Foggia. Forza Foggia, ciao.